Il weekend, l'ultimo weekend c'erano 5 milioni di macchine che andavano. I ristoranti sono pieni, i bar sono pieni, cominciano a aprire, gli alberghi sono pieni, i ristoranti. Allora c'è la crisi o non c'è la crisi? Allora sono io che mi immagino. E chi sono queste persone? Chi sono queste che la crisi li agevola in un certo senso? Siamo in stagflazione. Cioè c'è una stagnazione con deflazione. Calano i prezzi, calano molto i prezzi. E chi è agevolato da questo? Lui. Lui, il pensionato. Sono 12 milioni di pensionati che non vogliono più morire. Perché arrivano a 90 anni, con le pilloline si fanno anche 2-3 trombate alla settimana. Chiudono il riscaldamento, vanno in un albergo 5 stelle in Algeria. Chi vive meglio di loro? Sono 12 milioni di persone che la crisi, cioè, gli sposta pochissimo. Se ci aggiungiamo altri 5 milioni circa di impiegati statali, ecco lì che arriviamo a 17 milioni, che la crisi magari ha anche qualche vantaggio per loro. Però noi siamo 60 milioni, cari signori. Per gli altri non è così. Per gli altri non è così. E allora ditemi come fa un paese come il nostro. Vi do due dati. Tanto così almeno capite, perché è la tempesta perfetta, al fine la tempesta perfetta, l'hai visto? Quando guardavano dai monitor il turbinio, che arrivavano le cose, i mega temporali, e allora uno diceva: si stanno unendo, se si unendono questi tre temporali scoppia un casino, la tempesta perfetta, e c'era sempre quello che diceva: no dai, c'è bel tempo, dai, un po' di pioggerellina, ti ricordi? E poi tutte le variabili piano piano non sono più state variabili, tutti i fattori si sono intersecati ed ecco che è scoppiata la tempesta perfetta. E con la tempesta perfetta sono morti tutti, ve lo ricordate? Noi abbiamo la catastrofe perfetta, tutte le variabili sono. Il debito, noi non ci accorgiamo che la crisi, perché la crisi viene finanziata col debito di tutti gli italiani. Il debito pubblico oggi è a 1.740 miliardi di euro e deve pagare, noi dobbiamo pagare 82 miliardi di euro di interessi ogni anno, e le entrate dello Stato, perché gli interessi li paghi con le entrate dello Stato, nei primi due mesi di quest'anno sono diminuiti di 4 miliardi di euro. La gente paga meno tasse perché c'ha meno soldi, il debito cresce, le spese maggiorano dello Stato e ha meno entrate. Come fa a sopravvivere qualsiasi famiglia, un negozio, un'attività, dove le entrate diminuiscono e le spese aumentano? Come fa? Come fa? Arriverà un punto di implosione, e nel punto di implosione ci siamo. La cassa integrazione nei primi sei mesi di quest'anno è aumentata dell'890%. 890%. I numeri sono impressionanti, il 23% della produzione industriale è crollato, vuol dire un'industria su quattro ha chiuso. I numeri sono impressionanti, 600-700 mila piccole aziende hanno un debito di 1.800 miliardi di euro verso le banche, non riescono neanche a prendere i soldi a 240 giorni le loro fatture, non pagano le tasse, le devono anticipare. Signori, come fa a stare in piedi questo paese? Io non vi voglio spaventare. Te non ti spaventa neanche un ciclone forza 19? E allora, i segnali quali sono? Ieri, in Alto Adige, un alto atesino ha rapinato un tunisino. Vero, vero. E io sono contento. Comincio a godere per queste cose. A Parma, una delle città col più alto reddito pro capite d'Europa, a Parma, due giorni fa ha fatto un bando di concorso per cercare un operaio manovale non specializzato. Si sono presentati 178 italiani, di cui 174 italiani. Sta succedendo qualcosa di strano se davanti ai cancelli della Fiat a Torino,
davanti agli operai. È andato su un sindacalista, Rinaldini, della FIOM, io lo conosco, è un galantuomo. Non è riuscito neanche a dire due parole, ha detto che è stato un blitz dei Covas. L'hanno tirato giù dal palco, un palchetto così, gli hanno preso il microfono col filo, l'hanno tirato giù così piano. E vedendo le immagini su YouTube, vedevo le fotografie, mi sembra, non voleva andare giù, mi sembrava come Saddam Hussein con la statua. Quando la buttavano giù, che Saddam resisteva, e così Rinaldini, il sindacalista, resisteva, poi non ce l'ha più fatta, è andato giù, l'hanno preso a cinghiate, l'hanno portato via. Coraggio. Ha detto che è stato un oltraggio al Covas, di Covas, un piccolo manipolo di Covas. Non era un piccolo manipolo di Covas, sono segnali, finalmente gli operai hanno capito che i sindacati li hanno presi per il culo, da almeno 10 anni che li prendono per il culo. Sindacalisti, dove erano quando c'era la Fiat? La Fiat che ha fatto utili esattamente dalla stessa intensità della cassa integrazione, una vita che finanziamo la Fiat con i soldi pubblici. Dove erano i sindacati quando la famiglia l'IFI, la finanziaria degli Agnelli, comprava con una sua società dal Lussemburgo un pacchetto di azioni Fiat, comprava un pacchetto del 30%, comprando la borsa reagiva, andava sul prezzo e il giorno dopo le rivendeva, guadagnando in 24 ore miliardi. E chi li sborsava questi miliardi? Li vendevano i piccoli azionisti, i loro dipendenti che investivano i loro TFR in azioni della loro fabbrica. Dove sono i sindacati quando un manager oggi guadagna 400 volte lo stipendio del proprio impiegato? Dove sono? È capitalismo questo. Dove sono tutti i cazzo di sindacati quando Tronchetti smembra la Telecom e se ne va con 120 milioni di euro? Dove sono? Sono dentro i fondi di gestione. Sono dentro i fondi di gestione, lo sai dove sono? Prendono i soldi anche loro. Lo sono, guadagnano su qualsiasi crisi. E allora non c'è più nessuno che può stare su un palco così. Io sono uno degli ultimi. Prima che vi incazziate mi buttate giù anche a me. Non c'è nessuno. Ditemi un nome. Ditemi un nome di un politico. Ditemi un nome di un imprenditore. Ditemi un nome di un sindacalista che può fare venire qui a piedi come sono venuto io. Oppure ditemi il nome di qualcuno famoso che conoscete che va a scuola a prendere i suoi figli, che prende l'autobus, che va a fare la spesa. Come escono? Fanno dei comizi che mi viene da ridere, con 40 della polizia davanti, 50 bodyguard dietro, i cittadini laggiù che li fischiano ma loro riprendono qui. E questa è la realtà. E quando un politico ha paura dei suoi cittadini è un politico finito. Mettetelo bene in testa, allora, tu, che sei una massaia, e mamma, basta, non c'è più nessuno che ti rappresenta, esci, guarda, vai a informarti sulla rete, con la rete ci facciamo un culo così.